Sabato 10 giugno la scuola primaria di Segusino ha festeggiato la fine dell'anno scolastico in una location davvero particolare e suggestiva, l'antico borgo di Stramare di Segusino. Di buon mattino, bambini, genitori e maestre si sono incamminati verso questa magica borgata, dove, con la collaborazione dell'Associazione Dreo alla Stela, della Biblioteca Comunale e dell'Associazione Genitori, si è potuto vivere e riportare indietro nel tempo questo luogo che per anni aveva ospitato bambini e maestre. La scuola elementare, tanti anni fa, era proprio qui, ma soprattutto per dare vita all'evento dal titolo La Terra Vivente, Arte e Natura a Stramare. Le vie e gli angoli del borgo sono stati allestiti con l'esposizione dei disegni e dei lavoretti fatti dai bambini nei laboratori durante tutto l'anno scolastico ed i risultati sono stati davvero sorprendenti. Concludiamo l'anno scolastico 2016-2017. Nell'occasione c'è anche un'esposizione dei lavori dei bambini fatti durante l'anno nei percorsi laboratoriali e anche un percorso di disegno che è stato fatto giovedì scorso e qui sono tutti esposti. L'associazione genitori funge un po' da thread union tra la scuola e appunto i genitori. È un bel gruppo formato da un direttivo di 3 persone e in più i rappresentanti di classe che per ogni classe appunto fungono da collante. E noi in un certo qual modo facciamo da, non dico collante, però insomma cerchiamo di essere appunto un momento d'unione tra le famiglie e le maestre. Quello che serve si fa e si fa nel bene sempre dei bambini e della scuola naturalmente. Durante la mattinata di sabato è stata inaugurata anche la mostra degli artisti Renzo Semenzato e Anna Boscolo, alla presenza del sindaco uscente Guido Lio. Anche la biblioteca funge un po' da rete fra scuola, famiglie e territorio e questa è una cosa molto importante che si sta un po' forse scoprendo anche negli ultimi tempi. Perché a volte la scuola ha molto bisogno di relazionarsi, sempre di più ha bisogno di relazionarsi col territorio per tanti motivi che tutti un po' conosciamo. In questi anni è nato anche un tavolo di incontro fra tutte le associazioni dei genitori, la biblioteca, i servizi sociali, per creare appunto dei momenti di incontro e per lavorare insieme come associazioni, come genitori, per tutte le realtà che si rivolgono alla fascia di età dai 0 ai 18 anni. Ecco, questo è un po' l'intento di queste attività. Per questa occasione specifica di Stramare l'idea era di dare un piccolo contributo come biblioteca e come associazione Drio della Stela per di promozione del territorio. Sappiamo tutti, molte persone si stanno impegnando per rendere vivo Stramare, no? Anche noi abbiamo voluto con molta umiltà dare il nostro contributo e l'idea è stata quella di chiamare bambini ed artisti, i bambini che sono già degli artisti anche loro e difatti Renzo Semenzato l'altro giorno ha spiegato bene introducendo sono io che vengo ad imparare da voi perché voi avete già tutto, i vostri occhi riescono a vedere bene il mondo che avete intorno e a disegnarlo meglio forse a volte degli adulti. E appunto degli artisti che in questo caso ci ospitano perché Renzo Semenzato ha una casa a Stramare da 45 anni. Quindi è anche bello creare questo momento in cui lui presenta la sua mostra, le sue opere a tutti. La giornata è stata inoltre un'occasione per ringraziare tutte le maestre che da sempre, con dedizione e passione, insegnano nella scuola primaria a tempo pieno Antonio Canova di Segusino. Ma il momento più toccante è stato il dover salutare e ringraziare le maestre Elvira, Matilde e Roberta, giunte alla pensione. Una giornata di sole e di festa che ha dato il via alle tanto attese vacanze, ma soprattutto che ha dimostrato ancora una volta le capacità fantasiose ed organizzative delle tante associazioni e gruppi di volontari segusinesi, sempre pronti ed attivi in ogni occasione.